Ciao a tutti amici di Avore Magazine, per la video recensione di oggi vi presentiamo il Tecus N5200 Triple X, un NAS che supporta uno storage massimo di 15 TB con 5 bay, come vedete qui, dove potrete inserire da due dischi, ma naturalmente per il RAID di base, e successivamente anche gli altri dischi potete lasciarli anche in standby preconfigurati per l'ampliamento successivo del vostro storage. Sulla parte sinistra abbiamo le indicazioni di servizio, quali la rete, il LED di funzionamento e quello in caso di errori. Abbiamo un ingresso USB principale che ci permetterà di utilizzare la tecnologia AES per quanto riguarda la criptazione dei dati, quindi la utilizzeremo come se fosse una secure card. Il tasto di accensione, la parte della gestione del pannello, che adesso andiamo a vedere. Tutto il sistema è gestito in maniera ottimale, io ho effettuato differenti test, da un Intel Atom di 525 e 1 GB di DRM di RAM. Come vedete sul display compare quella che è l'impostazione dell'avvio, e naturalmente questo è anche un menu, come vedete ci sono presenti delle freccette e un tasto di accettazione per quanto riguarda la configurazione ad esempio della rete o la visualizzazione di quelle che sono gli errori. Naturalmente ha un'ottima interfaccia web, in alcuni casi però, visto il prodotto, molto complessa per un utente normale. Naturalmente ci vuole un pochino di esperienza, però vi dico, sull'interfaccia studiate bene come è fatta, cioè anche la parte di lingua italiana, è molto semplice poi da utilizzare. A chi vuole effettuare differenti configurazioni, naturalmente sull'interfaccia web ci saranno presenti delle varie configurazioni di default, magari dei suggerimenti, però naturalmente ognuno poi in base alle proprie esigenze può sfruttare fino a 15 TB di storage. Adesso andiamo a vedere la parte retrostante del nostro Tecus N5200 Triple X e poi vi farò vedere una piccola overview per quanto riguarda l'interfaccia web. Nella parte retrostante del nostro Tecus N5200 Triple X abbiamo una porta ESATA, 4 porte USB, un ingresso per un monitor e due attacchi di due porte di rete 1100 e una naturalmente quella di utilizzo e l'altra quella di backup barra console. Ha doppie ventole, una per raffreddare i 5 bay e una direttamente del suo alimentatore. Bene, una volta configurato il nostro Tecus 5200 Triple X andremo a connetterci all'interfaccia di rete precedentemente configurata e andremo nella parte di amministrazione. Quindi una volta inserita la password verremo catapultati in una prima schermata, che è la schermata principale, quindi un overview di tutte quelle che sono le funzionalità del nostro Tecus N5200 Triple X. In alto a destra abbiamo la parte di registro, dove abbiamo tutte le informazioni per quanto riguarda la varia messaggistica quando effettuiamo un'operazione. In basso a destra il firmware. Dopo queste sono tutte le informazioni e i moduli che abbiamo a disposizione per la gestione del nostro Tecus N5200 Triple X. Sulla sinistra la parte di informazione, la parte più importante, lo stato e i registri. Lo stato ci indica quello che è lo stato attuale del nostro Tecus N5200 Triple X e i servizi associati. Parte molto importante che è questa dei registri, e naturalmente ci segnaleranno tutta la varia messaggistica per quanto riguarda tutte le operazioni che vengono effettuate sul nostro storage. Quindi naturalmente potremo filtrare in base alla criticità. La parte di gestione sistema, potremo andare a modificare tutte le varie impostazioni per quanto riguarda l'ora, la parte di notifica, l'aggiornamento del firmware e la password di amministratore e tutte le altre funzionalità. La parte di rete, qui naturalmente potremo configurare sia la parte di pseudo produzione, quindi il canale preferenziale di utilizzo del nostro storage, e poi successivamente potremo anche inserire un indirizzo IP per la parte di console in caso di problemi della prima porta, avere un accesso
in console direttamente per gestire il nostro Tecus. La parte di archiviazione dove sono presenti i nostri dischi, come vedete io ne ho montati solamente due, e da qui potremo poi creare anche la parte e gestire la parte del RAID, quindi allocare il nostro spazio in base alle nostre esigenze. E questa è tutta la parte di archiviazione. Molto importante la parte di share folder perché comunque all'interno potremo gestire tutta quella che sono le cartelle all'interno del nostro storage. L'allocazione dello spazio, scusatemi, è dove è un'altra nota importante dove possiamo creare il punto iSCSI e il punto che ci permette poi di gestire il nostro Tecus come se fosse un disco esterno da montare sotto il nostro sistema Linux, Windows o Unix, senza lavorare su un sistema virtuale, quindi direttamente sul disco. Successivamente la parte di autenticazione, quindi tutte le policy di sicurezza che possono essere implementate qui per l'accesso a determinate cartelle da e verso alcuni utenti. Il service di rete sono tutti quei servizi che potremo associare al nostro Tecus N5200, quindi tra cui NFS, FTP, TFTP, il web service e tutti gli altri. Nel server e le applicazioni abbiamo la parte di iTunes dove potremo naturalmente gestire una parte di storage dedicato a questo tipo di servizio. Come vedete io l'ho configurato molto brevemente e potremo installare a sua volta dei moduli. La parte di backup gestisce quelle che sono le policy di backup, o meglio, tutta la gestione del resync tra i dischi, tra il backup di queste funzionalità e vedete, il ripristino delle regole, quindi le ACL che possiamo impostare sul nostro Tecus N5200 3xx. Dopo, naturalmente, potremo attaccare al nostro Tecus sia una stampante che un OBS. Qui, naturalmente, vengono riportate le configurazioni di Bene, base. come vi ho fatto vedere, questo Tecus N5200XXX è uno storage, un NAS molto molto avanzato. Il suo prezzo si gira intorno ai 1000 euro e a mio avviso è più consigliato per degli utenti, ad esempio vi faccio degli esempi che possono essere comunque essere allargati. Dalle piccole o dalle piccole realtà aziendali, quindi fino a 15 tera sono un bel po', come ad esempio studi di grafica, studi di design che utilizzano molto le immagini e lo sharing, ma anche ad esempio visto che io ci lavoro quotidianamente, molti uffici stampa, magari i più grandi, che possono utilizzare un livello di elevato di storage con un prezzo contenuto. Altro, visto che mi è capitato, magari ad esempio commercialisti che lavorano continuamente con dei dati, vogliono avere una piattaforma fruibile sia all'interno della rete sia all'esterno, controllabile a 360 gradi e sfruttabile per l'espansione in storage, questa è un'ottima soluzione. Se avete domande o dubbi, non esitate, chiedete ed è un prodotto che consiglio. Vi do una piccola chicca, non perdetevi il prossimo video perché parleremo di uno storage superiore a questo con tante novità associate. Bene ragazzi, per questa video recensione è tutto, noi ci rivediamo alla prossima. Ciao a tutti!